Lo avete sentito il campanello? Fra poco lo sentirete ancora meglio per coloro che mi hanno dato il loro numero per mandare il messaggio su WhatsApp. Mi raccomando, fatelo in privato se volete mandarmi il vostro messaggio, il vostro contatto WhatsApp. Io poi vi manderò il messaggio che sto per mandare a tutti gli amici della piazza. Buongiorno! E inizia così. Inizia, inizia, inizia. Questo è il pre. 4 minuti prima. Mi sono collegato 4 minuti prima. Per iniziare poi tutti insieme questa piazza, intanto vedo gli occhi, i vostri occhi che stanno arrivando e vi mando il link di questa diretta. Vi mando il link di questa diretta, permettetemi di farlo un attimo, andarlo a cercare. Eccolo qui, vado sulla pagina Facebook, tutti in diretta dalla pagina Facebook in questo momento. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete qui. Aspetto i vostri messaggi. Ecco, e andiamo, andiamo, copia e vai. Questo l'ho copiato. Ed ecco che ho copiato e adesso vi mando il messaggio. Buongiorno Valentina, cara Valentina, un bacione fortissimo. Benvenuta, benvenuta anche oggi qui in piazza. Sorridiamo, sorridiamo anche oggi perché comunque sia distanziamento fisico, ma non distanziamento sociale. Stiamo vicini, facciamolo, facciamolo per i nostri figli, per i vostri nipoti. Insomma, stiamo vicini, stiamo uniti, che si sta meglio. E allora, din don, ecco che è arrivato il messaggio, consegna musica a domicilio. Buongiorno, buongiorno Emanuela Dani, Lucia Zanotto, ahia, i capelli salti in bocca, Lucia Zanotto, ciao, meravigliosa piazza. E poi Roberto Gennai, ciao Luca, sì, sei in anticipo, ciao, fattorino, è arrivato prima. Eh sì, ho il mio scooter col quale arrivo con la musica a domicilio e sono qui. Andrea Sargentini, ciao Luca, salve a tutti. Buon pomeriggio, che bello ritrovarsi, dice Angelo Castronovo della Sicilia. Buongiorno a te, Angelo. Com'è il tempo in Sicilia? Facci sapere. Qui è stato bello, cioè, qui ho cantato, qui è stato bello fino adesso, un po' il sole sta scendendo, a breve accenderemo anche i fari, Perla Nera, ma buongiorno, felice di rivederti Luca, quel ma che dice Perla Nera un po' così ci lascia un po' interdetti, e poi Angelo Castronovo ci dice, buon pomeriggio Luca, che bello ritrovarsi in piazza, ciao Carmen Gelleni, buongiorno anche a te, ciao carissima, e poi Nella Modugno, Nella carissima. Carissima Nella, guarda che è pronto il pacco per te, eccolo qua. Nella ha ordinato, ha fatto un ordine nello shop della piazza, eccolo qua, nel nuovo shop del sito e questo pacco è pronto per essere spedito al tuo indirizzo, sai Nella, è già tutto sistemato. E poi Angelo, ieri ho fatto il bagno a Mondello, mamma mia Angelo, che fortuna, che luoghi incantevoli. Doriano Bianchi, buon pomeriggio, bella piazza, ciao Luca e Maria Stella Galati, ciao Luca. Insomma. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Ciao Paola, ciao Maria Stella che ci rimandi questi occhi a forma di cuore bellissimi. E poi Lucia Zanotto che mette lo scooterone di Piazza Bassanese che è arrivato a domicilio per voi oggi. E iniziamo così subito con una canzone. Sono o non sono le 4? Sono o non sono le 4? Sono le 15:59. Gabri Orru sta arrivando e me lo segnala via WhatsApp. Lasciatevi il vostro numero per WhatsApp così posso avvisarvi. Lucchesi Sara, ciao Luca, ciao a tutta la piazza. Gianna Broccarelli, buon pomeriggio da Castelplanio. E dov'è Castelplanio? Gianna, dimmi dov'è Castelplanio. Sara Partini, aspettate che siete troppo veloci. Ciao Luca, viva la piazza fatta di incontri e stornellate. E i capelli top, grande Sara. E buon pomeriggio, viva la piazza Bassanese, Nella Modugno, carissimi. Insomma, stiamo vicini anche oggi. Ho incontrato un amico ubriaco che ce l'aveva con tutto il creato. Coi comunisti, coi fascisti, coi centristi, coi baristi, e persino con sua madre e con suo padre. Diceva: questo mare di persone è una massa idiota e delirante. Come si fa a votare certa gente? Su questo c'era da ridere poco o niente. Ma tra una frase e l'altra, barcollando, ripeteva la sua dolce litania. Noi sappiamo i loro giochi, sono furbi questi idioti, tranne loro c'è una grande differenza, noi e loro, ripeteva come fosse dentro un coro, noi e loro, sarei curioso di sapere come si divide questo insieme, noi e loro, ripeteva come fosse un usignolo, fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione, e noi e loro, noi e loro,
ripeteva come fosse dentro un coro, noi e loro, noi e loro, e sapete come si divide questo insieme, noi e loro, noi e loro, ripeteva come fosse un usignolo, fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione, fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. La 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 la. Continuando a chiacchierare, qualche pausa all'orinale, siamo passati da Totò a Schopenhauer, senza troppa divergenza, con rispetto per la scienza, abbiamo messo l'OTAN contro le zanzare. Lo sai che cosa fanno quelli lì al Parlamento? Seppelliscono lo Stato nel cemento. Di appalti e corruzioni abbiamo già pieni coglioni, dobbiamo fare un salto, un cambiamento. E mentre proferiva queste ultime parole, inciampando con maestria, e così sia, ripeteva tra la gente, voi non capite niente, tra le loro c'è una grande differenza, e noi e loro, noi e loro, ripeteva come fosse dentro un coro, noi e loro, noi e loro, sarei curioso di sapere come si divide questo insieme, noi e loro, noi e loro, come fosse dentro un coro, fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione, fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione, e noi e loro, noi e loro, fosse questo che distingue le persone, noi e loro, noi e loro, sarei curioso di sapere come si divide questo insieme, noi e loro, noi e loro, come fosse un usignolo, fosse questo che distingue le persone, l'ho fatto già la rivoluzione, fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. Ho incontrato un amico ubriaco che ce l'aveva con tutto il creato, coi comunisti, coi fascisti, coi centristi, coi baristi e persino con sua madre e con suo padre. Amici, cari amici e care amiche, non so se vi siete accorti, è arrivata anche lei, la piccola Pietro restaurata, guardatela qui. Guardatela qui direttamente dagli anni 40. Eccola qui la fisarmonica. Attenzione che devo tagliarmi i capelli, lo so, nei prossimi giorni, la prossima volta mi vedrete un po', anzi, la prossima volta, ve lo ricordo, è domani, quindi domani alla stessa ora alle 4, un'altra puntata. Ciao Matteo Carnevalaro, ciao Luca, buon pomeriggio e bentornato. Grazie, grazie Matteo. Un abbraccio fortissimo anche a te lì in Toscana. E che dire, che dire. Insomma, io ho un po' di annunci da fare. E un po' di cose da leggervi, un po' di canzoni richieste, insomma, è bello essere qui anche oggi. Non andiamo troppo veloci, insomma, Stefano dice top, mi sa che si riferisce alla nuova fisarmonica. Barbara Zeni dice ci leggi la colla più, Barbara, guarda qui, io l'ho scritto, colla più per Barbara Zeni e per tutta la piazza. Brunella Spagnuolo, troppo bello, grazie, ciao Luca, saluti dalla piccola Nicole. Maria, un abbraccio a Nicole. Lucia Zanotto, bellissima. Marta Galliso, ciao Luca, un abbraccio. Insomma, grande, grande giornata oggi con le cose che ho da leggervi, da dirvi, perché mi stanno arrivando dei messaggi veramente, veramente splendidi in piazza e vi ricordo per chi volesse, Piazza Bassanese è ora anche un gruppo ufficiale. Attenzione, accendo un po' la luce perché vedo che vai via, altrimenti, ecco, luce fu. Attenzione che ho fatto un impianto qui, ecco, adesso dovreste vedermi meglio. Allora, cosa volevo dirvi? Praticamente che il gruppo Piazza Bassanese, per chi volesse iscriversi, lo trovate su
Facebook, il gruppo si chiama Piazza Bassanese, entrate. In questa piazza gli amici che hanno partecipato fino ad oggi in queste dirette, siamo all'82esima diretta e quindi sono veramente centinaia, perché siamo a 140-150 ore di diretta. Io vi mando un abbraccio forte a tutti e quello che state scrivendo è veramente meraviglioso, scalda il cuore. Io ve l'ho scritto, vi sto leggendo, sono in silenzio. Nel senso che non ho scritto nulla di risposta e di che cos'è per me la piazza, proprio perché sono rimasto in meditazione, proprio a leggere le vostre parole. E allora io vorrei dedicarvi a tutti voi, a tutti gli amici che sono collegati fino ad oggi, che sono anche qui adesso in diretta in questo momento. Ciao Giovanna, ciao, ciao a Matteo. E Perlanera dice: oggi ho avuto a che fare con persone poco umane, quindi Luca ci regali una balla balla. Assolutamente, poi ti regalo una balla balla e la dedichiamo anche a una persona speciale che è venuta al mondo da poche poche ore. E allora, prima però vorrei leggervi questa poesia e dedicarla a tutti quanti voi. La colla più. Avete mai sentito parlare della colla più? La colla più è qualcosa che quando attacca non puoi staccare. Un impasto misto di ricordi, emozioni, sensazioni. Non puoi incollarci di tutto con la colla più, perché non sei tu a decidere cosa attaccare. E qui viene il bello. A volte la colla più attacca quando meno te lo aspetti un'emozione. E rimani lì, fermo, con il sorriso misto tra lo smarrimento e l'introspezione. Come quella volta che mi si era incollato un ricordo e non riuscivo a fare almeno di pensare a lei. Quella volta sì, provai di tutto, dalle saponette meno ad altri metodi anche estremi, ma nulla da fare. La colla più è un dato di fatto. Puoi anche fingere all'apparenza, ma come si sa, l'apparenza inganna e prima o poi tutto salta agli occhi. Non ci sono negozi per la colla più. È un prodotto che nasce dal nulla e rimane per sempre. Anche gli elefanti dell'Asia centrale conoscono la colla più, per non parlare dei delfini, i delfini della Costa Azzurra, che ultimamente sono un po' in crisi, non riescono più a riposare con tutto quel rumore di motoscafi, motoeliche, moto. Per fortuna che la colla più ci fa ricordare il silenzio. E così a volte ci addormentiamo tra le onde del mare e il canto degli abissi. Penso che la cosa migliore da fare sia lasciarsi incollare senza troppi problemi, perché sai qual è lo slogan della colla più? Sei inutile fingere, sei inutile scappare, tanto vale fermarsi ad ascoltare la voce del cuore. Sì, è così. La colla più non ve l'ho ancora detto. Attacca tutto lì, a tutto lì, sul cuore. Bam! Un colpo secco. Immaginate il vostro cuore come un'immensa superficie dove incollarci biglietti, cartoline, calendari, un po' ciò che fate con il frigo di casa vostra sulla parete appena sopra il telefono. A proposito, se qualcuno si chiedesse se si possono attaccare anche oggetti magnetici, la risposta è sì. Il magnetismo ha molto a che fare con tutto questo, con il più, il meno, con il tutto, con il niente, con il sotto, con il sopra. Insomma, attenti, attenti, siate sempre nella posizione che preferite, che magari vi fa sentire esseri umani liberi, vivi, pieni di luce, pieni di gioia. No, nessuno mi paga perché io pubblicizzi la colla più. Non ci sarebbe interesse economico. Tutti noi ne abbiamo un vasetto in tasca fin da quando siamo bambini. Anche se a volte l'indifferenza ci porta ad infilare la mano e a non sentire nulla. Ma non importa, credimi, sai qual è lo slogan della colla più? La colla più c'è ed è tutta per te. Ora, mentre vi sto parlando, penso proprio che qualcosa si sia attaccato, forse uno sguardo, un pensiero. Qualcuno di voi ha detto qualcosa? Ma questa notte avrò certamente un biglietto in più attaccato al cuore. E sarà grazie a te, là, dietro lo schermo, ovunque tu sei, grazie, chiunque tu sia. Balla 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 che dighi balla 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 che dighi balla balla ba che dighi balla balla ba e suona 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 l'organetto e dall'Italia è venuta a cantare lungo il fiume della Senna signore e signori venite a cantare lungo il fiume della Senna signore e signori venite a cantare. Balla balla che di balla balla va, che di balla balla balla, che di balla balla va. È un ragazzo con un grande cuore, non la
lasciatelo, mi suona a cantare, c'è un coltello sotto la giacca, ma nessuno farà me del male, sole caldo che altrove risplendi, nel mio cuore ritorna a brillare, sole caldo che altrove risplendi, nel mio cuore ritorna a brillare. Balla, 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 che di balla, balla, ba, che di balla, 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 che di balla, balla, ba, che di balla, 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 che di balla, balla, ba, che di balla, 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 che di balla, balla, ba, che di balla, 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 che di balla, balla, ba, che di balla, 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 che di balla, balla. Nei giorni freddi, nei giorni di pioggia, com'è dura dover faticare, sole caldo che altrove risplendi, nel mio cuore ritorna a brillare, sole caldo che altrove risplendi, nel mio cuore ritorna a brillare, per i tuoi occhi come due specchi, la primavera incanto appare, fa che l'amore risplenda il cuore. Musica maestro, venite, venite a ballare, fa che l'amore riscaldi il cuore. Musica maestro, venite, venite a ballare. Balla, balla, va, che di balla, balla, che di balla, 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 che di balla, balla, va, che di balla, 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 che di balla, balla, va, che di balla, 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 che di balla, balla, va, che di balla, 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 che di balla, balla, va, che di balla, 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 che di balla, balla, balla. Che di chi balla, balla, allora celebriamo. Oggi, in quest'epoca da pazzi, come diceva il nostro Battiato, in quest'epoca da pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore, diceva Battiato. Insomma, citando le parole del maestro, cantiamo un inno alla vita in questo momento, perché in queste ultime ore è nata una creatura meravigliosa e quindi anche in questa piazza io vorrei dare il benvenuto alla sorellina di Sofì, la nuova arrivata in famiglia, le bigre Roger. Un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi e questa prossima canzone è dedicata a Matilde. Ciò che blocca l'elefante è un ricordo del passato, è quel piccolo palletto a cui è stato incatenato. Ciò che blocca l'elefante è ciò che non ha dimenticato, è una ferita aperta che nessuno ha mai curato. Liberate l'elefante, venite gente, liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum po, e liberiamo l'elefante. Venite gente, liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum po, e la 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 e la. E quando poi viene sera, lui resta solo lì a dormire, costretto alla catena, sognando sempre, 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 sempre di fuggire. Tra clown e domatori, tra acrobati e orchestrali, è arrivato l'elefante, il gigante senza ali. È arrivato l'elefante, venite gente, pim pum. Liberiamo l'elefante, venite gente, liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum po. Liberiamo l'elefante, venite gente, liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum po. Lai 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 lai
lai lai lai la la. Energia, energia, energia la più bella che ci sia. Energia, energia, energia la più bella che ci sia. Lai lai la, lai lai la, lai 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 la. Lai lai la, lai lai la, lai 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 la, la. No, e questa canzone era per Matilda e per il papà Sebastian e per la mamma Martina. Perla Nera, Matilda, Perla Nera, ho sbagliato io all'inizio a dire Matilde, è Matilda, un nome bellissimo anche perché è di una famosa canzone, Matilda, Matilda, un pezzo bellissimo. Insomma, Tilde, che la vita ti stia portando di... che sia portatrice di magnificenza, auguri ai fortunati genitori. Un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi veramente, che arrivi anche da Padova fino giù in Toscana e che superi ogni zona rossa per venire da voi a, così, a darvi questa energia. Grazie, grazie ancora. Un abbraccio fortissimo e questa canzone è perché è la preferita oltretutto di... Sophie Le Bigre, e allora ho voluto dedicare alla sorellina questa canzone. Marta, si è compiuto ancora un grande miracolo dell'amore, è nata una nuova vita, ben arrivata Matilda. E poi Nella Modugno, bellissima colla più che ci attacca a questo schermo per ascoltare il grande intrattenitore di canzoni e parole cariche di belle emozioni, grazie maestro, grazie a te. Ed Arianna Bianchi, benvenuta Matilda. Anna Maccari, Matilda, punto di domanda. Elena, benvenuta Matilda. Lucia Zanotto, insomma, bellissimo, bellissimo tutto questo, questi vostri messaggi che avete mandato. E Lorenzo Fongaro, colla più, mi fa ricordare una cosa capitatami anni fa in un negozio del mio paese. Al momento di pagare mi trovo davanti a un dispositivo chiamato TVB Cocktailless. Il suo nome ha attratto la mia attenzione, infatti TVB l'ho interpretato come ti voglio bene e Cocktailless significa contatto, in pratica ti voglio bene ma con distacco. Quale nome per migliore per lettore Bancomat? Insomma, Lorenzo, le sue riflessioni meravigliose. E intanto arrivano tantissimi, tantissimi abbracci. E per la nera Matilda, Giovanna Daniele abbraccia, viva la Le Big Sister, dice Grove Miller, nonché Milena. E insomma, un abbraccio fortissimo. E poi vorrei ringraziare, guardate qui. Sono arrivate da Graziano le sue bottiglie di vino direttamente in piazza. Allora io ho aspettato, lo sapete che quando arrivano dei doni mi fa piacere aprirli con voi. Qua già si è svelato il mistero di che cosa sono, però voglio aprirle per la prima volta con voi per vederle dall'interno. Attenzione, vediamo se si può o se sto spaccando tutto quanto. Ecco qua, ecco qui, cosa succede qua? Eccole. E insomma, Graziano, guardate che meraviglia. Gli ho detto che mi piaceva il vino bianco con le bollicine e lui mi ha mandato queste meravigliose bottiglie fatte con cura da lui stesso. E quarto colore si chiama, meraviglioso. Poi leggerò tutto quanto bene, sai Graziano, e io ti ringrazio a nome anche di tutta la piazza per questo dono meraviglioso che io mi berrò alla salute di tutta quanta la piazza. Guardate che bellezza, la prossima volta chiedetegli a Graziano come fa, perché so che lui è una pratica un po' particolare, non me l'ha accennata la cosa, prima me l'ha fatta assaggiare. Sono contento che prima mi fai assaggiare e poi mi spiegherai che cosa, come crei questa tua creatura vinicola. Insomma, un abbraccio e grazie per questo dono. E insomma, musica a domicilio anche oggi. E con questa bottiglia di vino mi viene alla mente una canzone. Dove siamo? Intanto arrivano dei messaggi anche su WhatsApp, ma ditemi voi prima di tutto come state carissimi amici come state. Io cerco di darvi la mia energia. Nuno Filipe Silva dice un brindisi a tutti direttamente dal Portugal, del Portogallo. E altre cose che ho qui da dirvi, Gabriorlo mi chiede l'amore sostenibile e quindi poi Gabri anche per te eseguirò sicuramente questa canzone. Carissimi, Lucia Zanotto da bere in piazza, assolutamente, faremo un brindisi, anzi ne approfitteremo per una trasmissione che faremo con Florio, faremo una trasmissione con Stefano, nella quale vi ricordate il brindisi che abbiamo fatto con il primo crowdfunding? Ecco, dobbiamo tenere queste bottiglie, però se faccio così poi non le posso più bere, invece avevo intenzione di metterle in frigo.
C'è un inedito, ecco qui, un inedito che vorrei farvi ascoltare. Anna Maccari, cosa dice la miglior sommelier Tiziana Baldassarri? Tiziana, ecco, vedi, abbiamo creato un interesse comune riguardo proprio questa, stavo dicendo sostanza, ma qualcuno magari poi si arrabbia con me se uso la parola sostanza per il vino, perché comunque questa meraviglia casalinga, insomma, con la dovuta discrezione, penso che sia qualcosa che dà gioia. Un po' quando mi capita di andare, non so se vi siete mai andati all'abbazia di Praglia. A me piace andare a trovare i frati dell'abbazia di Praglia e ogni tanto acquisto le loro marmellate, no? E loro hanno dei vini meravigliosi, tra cui che li hanno chiamati col nome delle preghiere, perché sono vini da meditazione. E poi Barbara Zeni, Graziano, ma il vino è fatto con l'uva passita? Ecco che iniziano le domande. Graziano sicuramente in differita vi spiegherà tutto quanto di come ha fatto il suo vino, anche perché non me l'ha spiegato ancora a me. E quindi adelante, amici, adelante, il cambiamento non è distante, se il cuore cambia, cambia la mente, e quindi io proseguo. Proseguo, prima vi canto una canzone e poi l'inedito. Siete pronti per l'inedito? Sì, che meraviglia l'inedito, dice Lucia Zanotto. E non so se farvi l'inedito con questa fisarmonica oppure se cambiare e andare con l'altra fisarmonica. Non lo so perché non l'ho fatta con... Allora, cambio e facciamo questo cambio in diretta dove arriva Rossina. E lei la mitica Rossina. E abbraccio lei per questa, perché l'inedito è nato con Rossina addosso, e quindi dopo se no si ingelosisce, ecco. E allora, però prima di cantarvi l'inedito, quindi preparatevi per l'inedito. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. C'era una donna che cercava una terra e non la trovava mai. C'era un bambino che cercava una stella e non la trovava mai. C'era una vita che sembrava più bella ma nascondeva una verità. Lungo le tende della notte dormivi accanto felicità. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se cuore cambia, cambia la mente. Adelante, 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 adelante. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Adelante, adelante, il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante. Il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, 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 adelante. C'era una donna che cercava una terra e non la trovava mai. C'era un bambino che cercava una stella e non la trovava mai. C'era una vita che sembrava più bella ma nascondeva una verità. Dietro le tende della notte dormivi accanto felicità. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Quando canto questa canzone mi vengono in mente gli occhi, gli sguardi di tutte le amiche della compagnia del Carnevale con la quale abbiamo realizzato io e Stefano Florio il video di Adelante. Nel video di Adelante, questi splendidi volti
e ringrazio di cuore ancora chi c'è in diretta in questo momento, chi la guarderà in differita, tutti i volti, andate a vedere. Andate a vedere il videoclip della canzone Adelante e incontrerete molte facce di questa piazza. E Adelante, Adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, Adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, Adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, Adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, Adelante. Adelante, Adelante, Adelante. Adelante, Adelante, dice per la nera, Adelante, che cambiamento non sia distante, perché? Perché il cambiamento, insomma, perché il cambiamento non sia distante, perché non se ne può più, vogliamo la nostra vita, Adelante, Adelante, e intanto continuiamo, andiamo avanti, stiamo assieme, cercando di diffondere energia positiva per quanto possiamo. Intanto c'è Milena Glomimil, che lei è il volto, uno dei primi volti del videoclip che trovate su YouTube con la canzone Adelante. Andate a vederlo, diffondetelo, anzi sul gruppo, se qualcuno lo copia e lo pubblica sul gruppo, grazie, mi farebbe molto piacere. E Barbara Zeni, Frida, il bellissimo carro di Frida, sì, perché la canzone Adelante è stata associata a questo carro è meraviglioso, di questa Frida Kahlo gigante, con il cuore che pulsa, un'immagine veramente poeticissima. E Roberta Tofanin, ciao Luca, carissima Robertina, un bacio forte, sei arrivata giusta, perché adesso, cari amici, è il momento dell'inedito. Ma allora sapete cosa facciamo? Io chiudo questa diretta, io so che qualcuno di voi mi maledirà per questa cosa, sono le 4 e mezza, giusto, facciamo due puntate o proseguiamo con questa? Ditemi, fatemi sapere. Cosa dite? Proseguiamo con questa? Sei bravissima, simpaticissima, dice Marica Messina. Grazie Marica, un abbraccio forte. Se volete io rimango qui, rimango su questa diretta o la termino e la riapro e faccio l'inedito. Io aspetto i vostri suggerimenti, i suggerimenti della piazza. Ciao, dice Elena Crosetti. Tanto io aspetto perché le mie parole arrivano leggermente dopo, e quindi voi dovete avere il vostro tempo per i massaggi. Prossima avventura, dice Gino Canale. Gino Canale, buongiorno, ciao carissimo, un abbraccio a tutta la famiglia Canale. E Anna Maccari, tira dritto, Paolo Michelazzo, vai, Carmen Geleni, questa, insomma, vabbè, vado, vediamo se la trovo però anche, perché, insomma, inedito per tutti quanti voi. Siete pronti? Rimani che sì, che sono in macchina, dice Roberta. E allora, carissimi, allora l'inedito è per voi e per tutti coloro che sono in ascolto in questo momento. Ciao Elodie, ciao Anna, ciao Nuno. Poi andiamo in una seconda puntata, Nuno, dai. So che a te piace fare la seconda puntata. Però intanto... io parto con questa canzone, con questo inedito. Siete pronti? Tanto la tensione aumenta. Nell'Adelante, mia canzone di speranza per tutti. Durante il lockdown, cambiamento non è distante. È un bellissimo augurio. Titolo dell'inedito. Il titolo è Capitombolo. Qualcuno di voi sa cos'è la parola capitombolo? Il titolo è Capitombolo. Quando in un capitombolo di emozioni difficile parlare, allora è meglio cantare per tenere assieme almeno due parole. Senza cadere dalle scale, difficile danzare, ma ora ci sei tu. Ci sono intersezioni lunari e quadri astrali che portano a te. Tutto il resto è ciò che non siamo, amore vano, sogni di libertà. Ho bisogno di pace, di tranquillità, di calma e di lucidità. Credi ancora nei miracoli e vedrai stasera qualcosa cambierà. Lai 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 lai
ho bisogno di pace, di tranquillità, di calma e di lucidità. Credi ancora nei miracoli e vedrai stasera qualcosa cambierà. In un mondo pieno di informazioni, il saggio ricorda poche cose, ma le sa. Sono stanco di parlare inutilmente, in un mondo che non sente, meglio mettersi a cantare. Il tuo corpo legge della fisica, imparare la sua mimica mi fa divertire. Ci sono intersezioni lunari e quadri astrali che mi portano a te. Tutto il resto è ciò che non siamo, amore vano e sogni di libertà. C'è bisogno di pace, di tranquillità, di calma e di lucidità. Credi ancora nei miracoli e vedrai stasera forse qualcosa cambierà. Ho bisogno di pace, di tranquillità, di calma e di lucidità. Credi ancora nei miracoli e vedrai stasera qualcosa cambierà. Come due balene nell'oceano, nell'oceano di una lacrima, siamo noi in questa città. Pace, di tranquillità, di amore e di lucidità. Credi ancora nei miracoli e vedrai stasera già qualcosa cambierà. Credi ancora nei miracoli e vedrai stasera qualcosa cambierà. Insomma, l'inedito. Ho fatto l'inedito, ecco, si è attaccato anche l'inedito. Vi è piaciuto questa canzone? Questa è da ballare, abbracciati tutti insieme, Lucia Zanotto meravigliosa, penso che verrà richiesto questo capitombolo, sì, un capitombolo di emozioni. C'è proprio bisogno di pace e tranquillità, ma in piazza, unico luogo di vera pace e tranquillità. Anna Maccari, fortissima, che bello arrangiamento. Alessandro Pedreschi, buonasera Luca e amici. Buonasera Alessandro, sei riuscito ad ascoltare l'inedito. Lucia Zanotto, credi ancora nei miracoli, vedrai stasera qualcosa cambierà. Igino, bravo Luca da Giulio, grazie Giulio. Un bacione fortissimo, Carmen Geleni, bellissima, la pace, la tranquillità. Dopo io mi leggo tutti i vostri commenti, vi leggo tutti i vostri commenti su questa canzone. Anche Florio li sta leggendo in diretta. E, insomma, siamo riusciti a far nascere nuove canzoni nonostante la distanza, questi confronti telefonici, questo parlarsi, questo raccontarsi. E questa è una nuova creatura nata proprio in questo frangente. Ed è così, è bello in qualche modo poter riuscire a trasformare questo tempo sospeso in qualcosa invece di concreto per noi, per me e per tutti voi. Insomma, sono felice che questa che la possiate condividere. Grande Luca, dice Lucia. Bravo Zeni, gran bel capitombolo. Grazie. Siete una piazza meravigliosa, formidabile, bellissima. Cosa vi devo dire di più di così? E insomma, anche l'inedito oggi è stato fatto e sono felice di averlo eseguito. E quindi un omaggio adesso a un grande della canzone d'autore italiana.
anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. La e la e la e la, la e la e la e la, la e la e la e la, la e la e la e la. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti, pure a credervi assolti, siete per sempre coinvolti, la e la e la e la, la e la e la e la. E anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede a massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. Lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti, anche se allora vi siete assolti, siete per sempre coinvolti. La e la e la e la, la e la e la e la, la e 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 la. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di guardare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. La e la e la e la, la e la e la e la, la canzone del maggio, la canzone del maggio francese, traduzione di Fabrizio De André della canzone del maggio francese, scritta da una donna. E ora vi dico anche il nome di chi ha scritto questa canzone, il nome di colei che ha scritto la canzone del maggio. È giusto ricordare anche gli autori. Canzone del maggio, scritta del maggio originale, scritta da, adesso la troviamo. E canzone del maggio originale che venne Dominique Grange, testo della canzone, traduzione italiana letterale dall'originale francese. Carissimi, si è sempre lodato Fabrizio D'Andrea, dice Barbara Zeni, Alessandro Pedeschi, ma quando torni il venerdì sera in piazza, chissà, magari una sorpresa in piazza si può anche fare prossimamente. Io devo tagliarmi i capelli, scusate, ma mi vanno sempre in bocca questi capelli, devo tagliarmi i capelli. Giulia Isabella, ipersensibili, grande Faber, complimenti Luca, bravo, diglielo Alessandro, quando facciamo delle dirette del venerdì sera. Sono in ritardo per cose di forza maggiore, ma ho la possibilità di recuperare quel poco che manca per riportarmi il lume delle grie e felicità. Carissimo Umberto Bassetti, benvenuto e un abbraccio fortissimo. E Marica Messina, bravissimo Luca, hai un grande carisma, mi piace di te la tua positività. Grazie Marica, ma sappi che la mia positività è determinata anche dalla vostra energia, che per quanto sia arriva come poesia attraverso questo schermo e diventa fantasia. Grazie Giovanna Broccanelli, bravissimo, sono al lavoro, dice Gianna, un abbraccio a te Gianna. Allora parlo piano perché non vorrei disturbare le persone intorno. Ma qual è l'ora del giorno che preferisci per scrivere, Luca? Non si sa mai, carissima Barbara, non si sa mai quando arriva l'ora di scrivere. Commovente questa tua
Medita, puntini puntini, c'è bisogno di calma, di pace, tranquillità. Credo ancora nei miracoli, vedrai stasera qualcosa cambierà. Basta crederci che alcuni sogni si realizzano, grazie Luca. Sognatori concreti, sì, l'importante è essere sognatori concreti perché i sognatori non muoiono mai e anche contro i mulini a vento continuano a combattere. D'altra parte la realtà è qualcosa che siamo noi che costruiamo, il nel qui ed ora. Quindi se talvolta spegniamo anche la televisione, forse la nostra realtà non ce la facciamo costruire dagli altri, ma la costruiamo noi stessi e diventa anche una più bella realtà. E allora io abbasso questa diretta e ritorno in piazza con una seconda puntata di piazza, una seconda parte per chiudere in bellezza, una seconda parte di Piazza Bassanese e ci vediamo tra pochissimi secondi. 10, 9, no, aspetta che così se non assomiglio troppo a quelli della televisione. A tra poco.